dritta nei confronti dei briganti. Questo, per dirvi, era il clima in cui questo ragazzo, ormai diventato uomo, ormai costretto a diventare brigante, cui gli fu ucciso il padre e gli amici del padre, questo uomo organizzò la protesta e in qualche modo incominciò anche a prefigurare la possibilità di una società nuova. Come? Attraverso la fondazione di una città. Questa città a cui Gaetano Allegra ha dato il nome di Sparta. Questa città era chiusa, addirittura c'era un fortificio che la difendeva da eventuali attacchi, e dentro questa città c'era un'organizzazione civile, militare e politica e culturale vera e propria. E cioè, io ho letto, poi Gaetano dirà se questa era la sua impostazione, ma se non era così, comunque mi piace questa proiezione, che la nascita di questa città stessa a significare che dalle ceneri del vecchio Stato italiano, frammentato in piccoli stati, venisse fuori una nuova struttura nazionale, che fu l'Italia del 1861, che potesse diventare una cosa del tutto differente rispetto a prima, e che quella città così organizzata potesse rappresentare l'emblema di una nuova società. Alla fine succede che, io non racconto i particolari perché altrimenti, vi posso dire semplicemente che tutta questa storia si lega in una maniera incalzante ad un ritmo secondo me interessante, coinvolgente, che ti spinge ad andare avanti nella lettura, perché è affascinante questo modo con cui questo giovane riesce a diventare un grande punto di riferimento per il popolo, un grande leader, un grande stratega, ma un grande democratico, perché si distacca dalle vecchie modalità di gestire i rapporti sociali. Costui, in questa nuova città, instaura un rapporto con il popolo di condivisione, di coinvolgimento, sia negli atti di guerra, sia negli atti di pace e negli atti di gestione civile e culturale di quella società che lui aveva messo in piedi. Però, alla fine, quest'uomo viene sconfitto. E i motivi per cui questa sconfitta è così cocente sono legati prevalentemente ad un atto di tradimento, ma non credo che sia solo questo, di un suo potenziale alleato che avrebbe dovuto sostenerlo per vincere una battaglia contro l'esercito aggressivo nei loro confronti, nei confronti di questa popolazione. E l'altra cosa è che mi ha un po', direi, colto di sorpresa, è che la sconfitta di questo brigante, costretto ad essere brigante, attenzione perché era un democratico, mi è sembrato di cogliere quasi la sconfitta invece di una società nuova che stava per nascere. Per cui la lacerazione che c'era nel nostro paese prima dell'Unità d'Italia generò delle aspettative sia dal punto di vista del miglioramento delle condizioni dei contadini attraverso l'assegnazione delle terre che i garibaldini e altri avevano promesso e che poi non diedero, e che generarono male umore fra i ribelli. Ecco, tutto questo insieme, secondo me, anziché dare questa prospettiva, invece questa prospettiva in qualche modo mi è sembrato che si chiudesse, e che quelle aspettative di nuova società, di un'Italia differente, più democratica, più aperta, invece si sono infrante con questa chiusura della favola. Cioè la favola ha un finale, direi non da favola, un finale tragico, e questa forse è un'altra modalità, secondo me, di rappresentare una favola storica con un finale drammatico. Le ultime due cose brevissime.
di contesto. Voi immaginate che c'erano in quell'epoca, votavano 400.000 maschi in Italia, avevano diritto al voto, non votavano, avevano diritto al voto 400.000 maschi, di cui votavano soltanto 200.000 perché gli altri 200.000 non andavano a votare. Quindi il paese era gestito in termini di rappresentanza parlamentare da 200.000 persone che dovevano avere un'età superiore ai 25 anni, dovevano sapere leggere e scrivere, e l'80% era analfabeta, e dovevano avere un reddito annuo superiore a 40 lire. Quindi da questo punto di vista era una società in mano, insomma, ai potenti e basta. Quindi la democrazia era proprio a livelli inesistenti. E questo è un dato. L'altro dato è che questa guerra tra popoli che diede vita poi all'Italia del 1861, ahimè, aprì la strada ad un grande processo di emigrazione. Voi pensate che intorno al 1865 in avanti, 1870, c'era un'emigrazione di 80.000 persone all'anno, poi diventate 214.000 all'anno, per diventare successivamente intorno alla fine dell'Ottocento 873.000 persone in un anno, che emigravano negli Stati Uniti d'America, nel Brasile, in Argentina. E la popolazione italiana era inizialmente di 26 milioni e diventò di 36 milioni circa intorno ai primi del Novecento. Immaginate un'emorragia, ci fu del popolo italiano, di un processo migratorio che era molto legato ai processi in cui si svolgeva questa storia del demonio di Sant'Andrea. Io vorrei aggiungere anche un'altra considerazione. È alla base della nascita anche della mafia questo periodo storico, perché se consideriamo che la prima esternazione, diciamo, ufficiale della mafia, quindi la nascita veramente ufficiale della mafia, risale al 1876. La mafia era nata come uno stato alternativo a quello che era quasi inesistente, perché considerate che di venire invasi e che il popolo invasore, invece di mantenere quanto promesso, cioè di dare terre ai poveri, perché in fondo quello che aveva promesso Garibaldi era di dare terre ai contadini, quindi di assegnare la proprietà della terra su cui il contadino lavorava senza averne la proprietà. Forse Garibaldi ci credeva anche in questo, forse fu tradito dagli stessi mandanti di questa spedizione, perché alla fine Giuseppe Garibaldi era un generale, era un uomo d'azione più che un politico. Ma al di là di questa considerazione, immaginate di venire invasi a fronte di mille promesse, qualche parte della popolazione si arrende volentieri a questa invasione, perché vede in questo la possibilità di finalmente di avere il mantenimento di queste promesse, e immaginate poi che invece questo Stato si riveli, questo Stato invasore si riveli fallace, mendace, si riveli bugiardo, nel senso che ciò che in effetti successe nel 1860 fu la spoliazione, quindi lo spogliare lo Stato meridionale di tutte le cariche governative statali che vennero affidate ai disoccupati del nord. Questa è storia, sono cose storicamente conosciute, e quindi migliaia di famiglie vennero gettate sul lastrico in quanto un giorno avevano il lavoro, il giorno dopo non avevano più il lavoro. Quindi uno Stato assente in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Basilicata, in Puglia, venne sostituito in maniera quasi ovvia da uno Stato più presente, che poi era uno Stato alternativo. Quindi la nascita della mafia era quasi un fenomeno positivo inizialmente, poi si è evoluta come il cancro che oggi conosciamo. Per cui io penso che questo periodo storico